Ciao a tutti, benvenuti al quarto episodio di questa mega rubrica dedicata alla Marvel, al Marvel Cinematic Universe. Oggi si parla di Thor, film del 2011, diretto da Kenneth Branagh, primo film di una trilogia uscita dal 2011 al 2017, primo film dedicato ovviamente al figlio di Odino, interpretato da Chris Hemsworth, film che presentava un po' come Capitan America 1, Hulk e Iron Man 1, uno stile visivo molto personale, molto particolare. Il regista Kenneth Branagh, per chi non lo sapesse, è un regista che ha praticamente lavorato quasi sempre con storie di Shakespeare, e il suo modo, il suo amore per William Shakespeare, sia teatrale che cinematografico, lo ha sempre portato anche in film che con Shakespeare non avevano nulla a che vedere. In Thor, ad esempio, il primo film, sia a livello narrativo, con questi cambi di stato nei personaggi pazzeschi, sia a livello visivo, è un film molto, molto, molto shakespeariano, cosa che poi è stata completamente accantonata negli altri, nei due sequel finora usciti di questo personaggio. La trilogia di Thor è quella che, tra le tre trilogie fatte finora, quindi Iron Man, Cap e questa, è sicuramente quella che ha subito più problematiche, quella che ha più problemi, è quella che ogni film che uno guarda di Thor è quasi un reboot, perché Thor 2 in certo senso cerca di distaccarsi dal primo senza riuscirci e creando un film terribile. Thor 3 cerca l'umorismo in Thor che nessuno prima d'ora era riuscito veramente a inquadrare e a trovare. In ogni caso, il primo film è un discreto film, niente da dire, è un film visivamente, anche questo non è invecchiato così male per la parte legata ad Asgard. Purtroppo anche qui c'è il terzo atto con Thor che deve confrontarsi col mega robottone nella cittadina in cui finisce. Un po' dopo aver visto Hulk contro Abominio, Iron Man contro quello più grosso di lui, Cap contro Tesoro Rosso, qui abbiamo Thor contro questo mega robot, e poi troppo poco spazio dedicato allo scontro finale tra Thor e Loki, cioè suo fratello che era dietro a questo attacco. Insomma, su alcune cose ovviamente anche Thor pecca nella banalità di alcuni svolgimenti narrativi, ma nella messa in scena a livello visivo, a livello fotografico e anche a livello interpretativo il film è piuttosto interessante. Chris Hemsworth, il cambiamento da arrogante presuntuoso a inizio film a invece quello che poi dovrebbe essere, cioè un eroe, cioè essere cosiddetto degno di poter sollevare il martello, è interessante, non è niente di particolarmente eccezionale, però è interessante. Anche l'ironia nella prima parte del film, dove Jane Foster di continuo, ad esempio, mette sotto Thor, quando Thor si sveglia in ospedale, io sono Thor, figlio di Odino, e poi lo sedano. C'è un certo clima ironico che funziona, ma nella messa in scena è tutto molto giocato su una serie infinita di coincidenze che capitano solo a questi personaggi qua. A livello di impatto sulla Marvel, il film di Thor forse è quello più importante nella fase 1, perché non solo ci presenta Loki, che è poi il cattivo di Avengers, ma c'è tutta una sorta di coinvolgimento di personaggi importantissimi per Avengers, anche il personaggio di Eric Selving interpretato da Stellan Skarsgård. Rivediamo l'agente Coulson che avevamo visto in Iron Man 1 e in Iron Man 2, e dove ci viene detto specificatamente c'è un problema in New Mexico, che è proprio questo martello di Thor precipitato. Ci sono una serie di cose molto molto importanti per la saga. A livello, diciamo, complessivo, il film non è, secondo me, tra i migliori, non è tra i peggiori, è un po' sul livello di Capitan America 1. Diciamo che se uno preferisce il personaggio di Thor, preferirà questo film, se uno preferisce Capitan America, preferirà il film di Capitan America. Però, a livello complessivo, diciamo che alcune cose sono più belle in Capitan America, ma ne ha altre Thor più belle e viceversa. Ci sono delle cose che invece in Capitan America, cioè che in Thor non funzionano, che invece funzionano in Capitan America, quindi insomma stiamo lì, non c'è questa grande differenza. È un film anche questo girato in pellicola, quindi ancora una volta non c'è presenza di digitale, e ancora una volta è un film, uno stand alone piuttosto diverso dagli altri, quindi ancora per ora, dopo 3 anni dal primo Iron Man, i film della Marvel hanno comunque una sorta di loro coerenza visiva, di una loro coerenza narrativa che li rende dei stand-alone, quindi dei film, ancora poco seriali, ancora poco serie TV effetto, tanto per intenderci. Poi questa cosa prenderà il sopravvento tra la fase 2 e la fase 3. Però per ora i film sono ancora abbastanza diversi l'uno dall'altro. Fatta eccezione ovviamente per il terzo atto è sempre uguale, quindi buono contro cattivo, dove il cattivo è più grosso del buono. I personaggi di contorno, ovviamente, Natalie Portman che interpreta Jane Foster, la donna di turno del personaggio principale, un personaggio che secondo me nel primo film aveva una sua dignità, per carità, niente di epocale, però aveva una sua dignità. Nel secondo film invece no, nel secondo film sbacca completamente, tant'è che poi Natalie Portman decise di non prendere parte al terzo.
Anche perché, insomma, ricordiamoci che Natalie Portman nel 2011 aveva appena vinto un Oscar. Non so se questo fosse il suo primo film dopo Il Cigno Nero, ma stiamo lì. Quindi comunque un'attrice premio Oscar che poi deve fare Thor 2, io mi immagino l'imbarazzo. In ogni caso, nel primo film, rimaniamo un attimo sul primo film, il personaggio non è affatto male. Ci viene presentata anche Kat Dennings, che poi anche lei ha un ruolo nel Marvel Cinematic Universe importante. È un personaggio che è molto più tonante di quelli che parlano tanto, che può stare sul culo come star simpatico, dipende dal gusto personale di ognuno di noi. Anthony Hopkins e René Russo, i genitori di Thor e di Loki. Anthony Hopkins interpreta questo Dean in maniera secondo me molto credibile, è molto 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 regale, molto molto Kenneth Branagh, molto shakespeariano. René Russo anche lei poi ha un ruolo interessante in Thor 2, circondato però da talmente tante cazzate da non venire veramente fuori, però insomma il ruolo della madre di Thor in tutta la saga in realtà è un ruolo molto importante, sia per Thor nei film dedicati a lui e negli Avengers, e anche per Loki, sia per Dark World, cioè Thor 2, che anche nella serie TV di Loki, dove di nuovo la madre, René Russo, gioca un ruolo fondamentale, pur non vedendola mai, però ha un ruolo molto molto importante. Cosa non mi è piaciuto di questo film? Il terzo atto, di nuovo, lo scontro è banale. Il cambiamento di Thor, per quanto interessante, è molto simile a quello di Tony Stark, nel senso che ci viene presentato un personaggio stronzo egoista, guerrafondaio e che non pensa minimamente agli altri, soprattutto non ragiona proprio, perché non ragiona, almeno Tony Stark è una persona intelligente, Thor ci viene presentato come un imbecille, Loki come quello intelligente. Insomma, che poi diventi degno del martello già alla fine così è un po' accelerato, ok? Si rende conto degli errori che ha fatto. Però, insomma, no, non è così immediata questa cosa. Essere degno di sollevare il martello vuol dire veramente essere un eroe tutto cuore. E per come ci viene presentato Capitan America, lui è l'eroe tutto cuore. Thor ha un percorso interessante all'interno della sua trilogia, però questo cambiamento, per quello che dovrebbe essere effettivamente il cambiamento, è molto 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 accelerato, è molto così, insomma, un po' buttato lì. Per quanto Chris Hemsworth, che non era un attore ovviamente famoso, io me lo ricordavo solo in Star Trek, prima di Thor 1, di Abrams, dove interpretava il padre di Chris Pine, funziona. Cioè, mentre Chris Evans era già abbastanza noto, Robert Downey Jr. era comunque molto bravo, Chris Hemsworth era un po' più la carta gioia, quindi dire chissà come andrà. Edward Norton anche, Chris Hemsworth appunto era un po' l'esperimento, diciamo così, e ha funzionato molto, anche se secondo me forse tra i tre Thor e tra le sue varie apparizioni negli Avengers forse la sua interpretazione meno interessante è proprio quella del primo film. Credo che abbia funzionato grazie solo ed esclusivamente a Kenneth Branagh. Concludendo, un film indubbiamente carino, sicuramente non a livello dei migliori della Marvel, ma nemmeno dei peggiori. È un film di nuovo un po' sotto da metà classifica, ma stiamo in quella zona lì. Ripeto, secondo me è a livello di Capitan America 1, né più né meno. Stiamo lì, non c'è questa grande differenza tra un film e l'altro. Come dicevo in apertura del video, la trilogia di Thor è forse quella più sgangherata, perché ha delle cose molto belle ma anche delle cose inguardabili, ed era forse anche il personaggio più difficile da gestire, perché è un dio, Capitan America è un uomo potenziato, Iron Man è un uomo in un'armatura, Occhio di Falco è un uomo che scaglia frecce, Thor è un dio, è una divinità, quindi sicuramente era il personaggio più difficile da gestire, e su questo aspetto, devo essere onesto, hanno fatto un discreto lavoro. Io vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento al quinto episodio di questa rubrica dedicata alla Marvel, e il quinto episodio sarà ovviamente Iron Man 2.